Kyrgios continua a provocare Sinner. Nelle ultime ore sta succedendo veramente di tutto. Dopo il duro attacco sferrato a Sinner nella giornata di ieri in cui Kyrgios ha dato del ridicolo al campione italiano, si aggiunge un nuovo capitolo alla saga. Il tennista australiano infatti ha confermato che tornerà in campo. Dopo le sfide a distanza tornerà a sfidare qualcuno su un rettangolo di gioco. Negli ultimi mesi non ha mai nascosto il proprio astio nei confronti di Sinner, attaccandolo spesso anche per il caso Closte Ball. L'australiano, fermo da 2 anni per infortuni al ginocchio, al piede e al polso, ha fatto sapere che giocherà a dicembre la World Tennis League. Il tennista 29enne prevede la partecipazione alla World Tennis League, per prepararsi poi agli Australian Open, il primo slam dell'anno in programma a gennaio 2025. Kyrgios tornerà, perché c'è qualcosa che mi spinge a farlo, ha detto il tennista che si è guadagnato una reputazione notoriamente fumantina per i suoi scatti d'ira e gli sfoghi in partita all'inizio della sua carriera. Ho battuto tutti, ho giocato una finale slam, ho vinto tanti titoli e ho guadagnato tanti soldi. Dopo l'annunciato addio Nadal e le ultime stagioni di Djokovic, Kyrgios punta in alto, l'unica cosa a cui punto ora è un grande slam. Penso che questa sia l'unica cosa che finalmente metterà a tacere le persone. Questa sarà la mia motivazione più profonda. Il riferimento è all'etichetta di cattivo ragazzo. Penso di essere stato etichettato come tale perché ero un po' fuori da quello che è un normale tennista. Gli australiani non credo la pensino così, anche se all'inizio della carriera mi ritenevano un assassino. Dunque nel giro di 2 mesi tornerà il tennista australiano. E chissà che non dovrà incontrare lungo il suo cammino proprio Sinner, ferocemente criticato negli ultimi mesi. Iscriviti a Gossip Mania e attiva la campanella per non perderti nessun video.